ente di beneficenza sostenuto dal duca e dalla duchessa del Sussex sta affrontando un'indagine dopo che è stato rivelato che due capi sono stati pagati quasi 2 milioni di sterline in meno di 5 anni. L'indagine riguarda una madre e una figlia che sono tra i dirigenti senior di One Young World, una comunità globale per giovani leader. I resoconti mostrano che l'amministratore delegato dell'ente di beneficenza Kate Robertson, 67 anni, ha ricevuto 1,3 milioni di sterline di paga e vantaggi tra gennaio 2017 e giugno 2021. Sua figlia Ella McKay, 33 anni, uno dei due amministratori delegati dell'ente di beneficenza, ha ricevuto più di 580.000 sterline di retribuzione e benefici nello stesso periodo. La Charity Commission ha ora avviato un'indagine su One Young World, pochi giorni dopo la pubblicazione dei ritratti di Harry e Meghan scattati al vertice annuale dell'organizzazione benefica a Manchester a settembre. Il gruppo ha goduto di un'impennata visibilità pubblica grazie alla duchessa, che nel 2014 ne è diventata una consigliera. Meghan ha detto ai delegati a Manchester di essere elettrizzata dal fatto che il principe Harry si sia unito a lei per testimoniare in prima persona il mio rispetto per questa organizzazione. Harry è stato visto abbracciare la signora Robertson all'evento. Non vi è alcun suggerimento che i Sussex fossero a conoscenza dei livelli di paga. Un portavoce di Onion World ha detto che stava lavorando con la commissione per rispondere a tutte le loro domande. Il portavoce ha aggiunto, siamo fiduciosi che non ci sia stato assolutamente alcun illecito. Il fiduciario David Jones ha affermato che l'ente di beneficenza ha rispettato i regolamenti della Charity Commission. Si pensa che l'organizzazione impieghi solo 33 dipendenti.